È un soffio d'Oriente quello che si respira nel weekend all'interno della Scuola Internazionale di Italiano Atena a Lanciano, dove per promuovere l'abbraccio tra le varie culture è stata allestita un'esposizione di artigianato russo, kazako e giapponese. Manufatti e oggetti originali, tipici di culture lontane, sapientemente elaborati da chi è a Lanciano per imparare la lingua italiana. Quale occasione migliore per una fusione collettiva tra le varie culture? La professoressa Palma Altobello. Scopriamo tanti artisti, in effetti, che ci mettono in contatto diretto con le loro culture, le loro tradizioni attraverso questi nostri incontri quotidiani. E abbiamo così scoperto tre giovani artiste, una del Kazakistan, una della Russia e una del Giappone, nostri studentesse attuali, che appunto ci hanno rivelato un talento artistico così veramente ammirevole, apprezzabile. Voglia di imparare, di confrontarsi da parte delle tre espositrici Azar Makatova e Caterina Ivanova, Kimiko Kaneko. Siamo molto grate alla scuola perché siamo sempre benvenuti qua e ci troviamo molto bene. Questa bella città lanciana, per occasione compartire la nostra cultura, Kazakistan, Russia. E niente, benvenuti alla nostra mostra, grazie. Ad accompagnare il soffio d'Oriente e tutti i visitatori, le musiche di Gabriel Oscar Rosati, eccellente musicista giramondo che dopo tanti anni trascorsi in America è tornato nella sua Lanciano, apprezzato trombettista e raffinato compositore. C'è più energia, dell'energia è differente, quindi c'è interscambio reciproco. Forse il problema qui è proprio questo, che l'integrazione è sempre stata un po' difficile. L'italiano rimane sempre un amante delle proprie radici.